Queste sono le biciclette. Qua siamo fuori dal centro per immigrati. Queste sono biciclette che ovviamente si sono comprati, non so, si sono comprati, hanno trovato lungo la strada. Questo è il centro. Nonostante il muro alto, 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 c'è libera uscita, Dalle 8 alle 20 dentro si mangia, si gioca, si dorme, si fa ricreazione e fuori se ne combina di tutti i colori. Ci sono foto su Facebook di chi abita qua nei dintorni, casette costruite sul fiume, immondizia, e chi più ne ha più ne metta a spese degli italiani ovviamente. Voi vi immaginate un governo PD 5 Stelle cosa potrebbe combinare dal punto di vista dell'immigrazione? Non oso immaginarlo. E non capisco neanche come i 5 Stelle dialoghino una settimana con la Lega e una settimana con la sinistra. È una settimana con la Lega e una settimana con la sinistra. Per me la coerenza è un valore che nella vita, come in politica, significa ancora qualcosa. Sono stato eletto per la Lega, per il centrodestra. Evidentemente gli italiani mi ritengono alternativo alla sinistra e mi dicono fai il contrario di quello che ha fatto la sinistra. Non è che io per fare il presidente del Consiglio come Di Maio possa dire se non mi metto d'accordo con Grillo mi metto d'accordo con Renzi, o se no mi metto d'accordo con la Boldrini, o se no mi metto d'accordo con Di Battista. No, o di qua o di là, amici miei. Quindi vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosina per dirvi che quello che mi segnalate in tanti come una vergogna qua in Friuli Venezia Giulia, me lo segnalate in tutta Italia, me lo segnalate a Roma, a Torino, a Rosarno, piuttosto che nel centro di Mineo, in Sicilia. La differenza è che qua in Friuli Venezia Giulia il governatore lo potete cambiare domenica, quindi non fra 6 anni, domenica, fra 2 giorni.